Benvenuti a TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea approva con i soli voti della maggioranza la mozione dei consiglieri della Lega Daniele Carissimi, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, denominata Sostegno alle donne in gravidanza e alla vita nascente. Il dibattito nell'ultima seduta dell'Aula. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con gli 11 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari della minoranza l'atto di indirizzo firmato dai consiglieri Daniele Carissimi, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli della Lega sul sostegno alle donne in gravidanza e alla vita nascente, che propone il finanziamento di interventi di promozione e realizzazione di progetti individuali di accompagnamento alla gravidanza, di promozione del valore sociale della maternità da parte di organizzazioni e associazioni operanti nel settore della tutela materno-infantile. Daniele Carissimi ha spiegato che si tratta di istituire un fondo regionale per prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza e attuare compiutamente la parte preventiva della legge 194 attraverso il finanziamento di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono la costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie, anche garantire alle donne in gravidanza e alle neomamme un totale di 8 sedute di psicoterapia al fine di rendere il benessere mentale più accessibile e inclusivo. Molte le critiche per le opposizioni, per Thomas De Luca, portavoce del Movimento 5 Stelle, è bastata una sola seduta di Consiglio regionale dell'Umbria per tornare indietro di secoli. La mozione Pro Vita prevede l'istituzione di un fondo vita nascente, ha detto De Luca, per finanziare le attività di associazioni private contrarie all'aborto, a cui sarà appaltato il servizio per il supporto alle donne. Per la capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni, pare irrefrenabile la tentazione oscurantista della maggioranza di centrodestra, che ha dato l'ok alla mozione sul fondo per la vita nascente, riducendo a una questione di mancette, dice Simona Meloni, un problema di autodeterminazione della donna, di informazione e di percorsi di vita che portano a prendere tali decisioni. Per Fabio Paparelli, Partito Democratico, quello che non va bene in questa mozione è che la volontà della donna viene annullata, viene supposta una difficoltà psicologica, mentre le donne chiedono la libertà di scelta. Non c'è una parola sulle vere questioni della prevenzione, sottolinea Paparelli, dei preservativi, degli anticoncezionali, né sul problema del lavoro delle donne. Altre regioni garantiscono la contraccezione gratuita presso i consultori. Per Tommaso Bori, Partito Democratico, da quando la regione è passata al centrodestra, il tema dei consultori è scomparso, dice, e invece sono funzionali alla legge 194. Paola Fioroni, della Lega, rimanda al mittente qualsiasi accusa che questa maggioranza non si occupa della vita delle persone e delle donne. Qualche mese fa è stata approvata la mozione sul piano di welfare aziendale legato alla maternità, che prevede conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La parola consultorio, sottolinea Paola Fioroni, io la trovo più volte. Sappiamo bene che i consultori sono il primo supporto alle donne in difficoltà. La Toscana ha ammesso associazioni e soggetti del privato sociale a costruire una rete con i consultori per dare risposte alle difficoltà delle donne. Dove, dice la Fioroni, in questo atto si negherebbe la libertà di scelta di una donna. Questa mozione vuole attuare la 194. Il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, ha detto la mozione spiega come la pensiamo su certi temi. Viene alla luce la differenza fra maggioranza e opposizione. Questo atto, ha detto Pastorelli, non toglie nulla. Casomai aggiunge qualcosa. Andiamo incontro alla vita nascente con un aiuto. Non è vero che non serve un aiuto economico. Passiamo all'attività delle commissioni consiliari dell'Assemblea legislativa. In seconda commissione, audizione sul piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, sono stati ascoltati i rappresentanti di Lega Ambiente, Italia Nostra, Zero Waste Italy, Coordinamento Umbria Rifiuti Zero e i Medici per l'Ambiente, ISDE Umbria. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, ha dato luogo, nella riunione della scorsa settimana, ad alcune audizioni sul piano di gestione integrata dei rifiuti, passaggio richiesto in particolare dal consigliere Thomas De Luca dei 5 Stelle. A Palazzo Cesaroni sono stati dunque ascoltati i rappresentanti di Lega Ambiente Umbria, Italia Nostra sezione di Perugia, Zero Waste Italy, Coordinamento Umbria Rifiuti Zero e ISDE Umbria Medici per l'Ambiente. Molteplici sono state le critiche
critiche espresse rispetto al contenuto del piano rifiuti, individuata una forte criticità dovuta alla scarsa ambizione del documento, che non indicherebbe quali strumenti saranno messi in campo per raggiungere gli obiettivi, a parte la previsione di un nuovo inceneritore che equivale, è stato detto, a un ritorno all'indietro nel tempo, in contrasto con quanto viene richiesto oggi, a cominciare dai parametri dell'Unione Europea, che puntano, hanno aggiunto i rappresentanti dell'associazione, alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica e all'incremento della raccolta differenziata e delle pratiche di riciclo e riuso. Si parla di economia circolare, hanno aggiunto, senza considerare che la previsione di un nuovo inceneritore comporta l'aumento dei rifiuti da bruciare fino a quantità impensabili per i soli conferimenti dei cittadini umbri, affinché esso sia sostenibile economicamente da chi lo dovrà edificare e gestire, senza contare che per rientrare dell'investimento serviranno decenni di incenerimento autorizzato per contratto, una prospettiva che si porrebbe in contrasto non solo con le direttive internazionali, ma anche con le buone pratiche avviate in Umbria, che hanno già evidenziato risultati estremamente positivi. Ad esempio, hanno osservato, la raccolta differenziata spinta, porta a porta, che è entrata nelle abitudini dei cittadini. Fra le criticità rilevate, quella che il piano di gestione dei rifiuti tornerebbe a prevedere i modelli stradali, i contenitori smart, che avrebbero tutti i difetti dei vecchi cassonetti, senza dunque incentivare il cittadino a una raccolta differenziata accurata. Altro grosso punto interrogativo emerso riguarda la salute pubblica, in quanto, hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni ascoltate in commissione, non si terrebbe conto della qualità della vita dei cittadini, che con la scelta dell'incenerimento non verrebbe tutelata. Il presidente della commissione, Valerio Mancini, ha assicurato considerazione su quanto emerso, invitando i rappresentanti delle associazioni audite a produrre un documento scritto su quanto rilevato e proposto. Via libera dalla prima commissione all'assestamento di bilancio della Regione Umbria 2023-2025, hanno votato favorevolmente i commissari della maggioranza, voto contrario di Simona Meloni del Partito Democratico, astenuto il consigliere Fora del Patto Civico. L'assestamento di bilancio era già stato illustrato in una precedente riunione della Commissione dall'assessore Paola Gabiti, che ha precisato come la pressione fiscale sia rimasta invariata. Sussistono comunque maggiori disponibilità economiche, ha detto Gabiti, derivanti dal miglioramento dei gettiti, dei canoni idrogeologici, IRPEF, IRAP e altri vantaggi derivanti dalla gestione economica finanziaria e dai contenziosi dell'ente, che hanno portato a una ulteriore disponibilità di bilancio quantificata in 14 milioni di euro, fondi a disposizione per interventi che spaziano dal sociale, con grande attenzione per la non autosufficienza e le famiglie, servizi per il cittadino come il trasporto pubblico, passando per l'agricoltura, senza tralasciare settori altrettanto importanti come cultura e turismo. Fra gli interventi più rilevanti ci sono i 5 milioni incrementali a supporto del trasporto pubblico locale, arrivando così a 29 milioni con le risorse del Fondo Nazionale Trasporti, i 6 milioni di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale, 1 milione di euro nell'annualità corrente per il Fondo per la Non Autosufficienza, che raggiunge quindi un totale di 4 milioni e mezzo, confermando il massimo storico di dotazione del Fondo stesso voluto dalla Giunta. A questi vanno aggiunti gli altri interventi in campo sociale, 500 mila euro per rendere strutturale il bonus bebè, che sarà erogato a 1000 famiglie anche per il 2023, e il finanziamento di 180.000 euro per il sostegno alle famiglie numerose. Ulteriori interventi di finanziamento, come ha sottolineato l'assessore Gabiti, anche in campo culturale e turistico, per l'agricoltura e la protezione civile. E in terza commissione ancora sanità e sociale, al centro dei lavori dell'organismo che si occupa di sanità e servizi sociali. Prima della pausa estiva dei lavori, la terza commissione legislativa torna ad occuparsi dei fragili con due proposte di legge e un'audizione. Facilitare l'accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità gravi e accompagnarle nel loro percorso assistenziale insieme ai familiari, sviluppando un progetto che ponga al centro il paziente, coinvolgendo diverse professionalità in ottica multidisciplinare. È l'obiettivo della proposta di legge presentata dalla Presidente Eleonora Pace, che mira anche a promuovere e attivare specifici
percorsi diagnostico-terapeutici in ambito specialistico per agevolare l'accesso ai servizi sanitari, ambulatoriali, di ricovero programmato di urgenza e emergenza, comprese anche le cure odontoiatriche, ma anche di accompagnare il paziente lungo tutto il suo percorso assistenziale attraverso la costituzione di un'equipe di operatori. Dalle iniziative legislative dei consiglieri Andrea Fora, Patto Civico e Marco Squalta, Fratelli d'Italia, grazie al lavoro di una sottocommissione, è scaturita una nuova proposta di legge in base alla quale la Regione Umbria dovrà, tra l'altro, adottare iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché in accordo con le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che operano a favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il piano regionale per la non autosufficienza è stato infine al centro di una serie di audizioni con associazioni, strutture e dirigenti sanitari regionali, sindacati e comuni. Durante gli incontri è stato chiesto il potenziamento dell'assistenza domiciliare e della medicina territoriale, ribadita inoltre la necessità di progetti personalizzati e partecipati, basati su percorsi condivisi di coprogrammazione e coprogettazione. È stata poi evidenziata l'opportunità di rendere le persone pienamente consapevoli dei loro diritti, al fine di poter strutturare un piano personalizzato di assistenza e cura. La commissione d'inchiesta su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose dell'Assemblea legislativa, presieduta dal consigliere Eugenio Rondini, ha ascoltato in audizione il questore di Terni, Bruno Failla, per avere un quadro della situazione ternana in materia di pubblica sicurezza e in riferimento ai temi di indagine della commissione stessa. L'audizione del questore di Terni, Bruno Failla, è stata chiesta dal membro ternano della commissione Fabio Paparelli all'indomani della pubblicazione dell'inchiesta del Sole 24 Ore che ha stilato la classifica delle città italiane con il massimo incremento dell'indice di criminalità, che vedeva Terni ai primi posti di tale graduatoria. Il questore di Terni ha detto che al momento non c'è riscontro di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. I dati spia ci danno la misura che grandi organizzazioni criminali non sono presenti o quantomeno non sono operative sul territorio. Discorso diverso quello sui redditi. Negli ultimi anni ci sono stati arresti, interventi e sequestri di capitali. La criticità più evidente, sottolinea il questore, è il traffico di droga. Quello che maggiormente ci prende l'attenzione è il fenomeno degli stupefacenti, in quanto appunto soprattutto nelle categorie, nelle classi giovanili, questo è un problema. Interveniamo con attività di contrasto, un'attività forte di contrasto, sono state fatte diverse e numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato a sequestro di ingenti quantità di stupefacenti, anche arresto di spacciatori e trafficanti. Ma non solo, cerchiamo anche, come dire, di intervenire dal punto di vista sociale, a livello di prevenzione, cioè fare cultura della legalità e andare una cultura contro lo sballo, che è quello che poi fa presa sulle giovani generazioni. Quindi dare un'immagine anche di, ci siamo raccordati anche con l'associazione commercianti, la vera associazione commercianti, abbiamo fatto dei progetti, no? Trasmettendo un'idea di movida sicura. Divertiamoci ma con buon senso e non cadendo nei meandri della droga e della violenza. La considerazione operativa che il questore di Terni ha voluto condividere con la Commissione è sull'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine da parte delle istituzioni e dei cittadini. Questi ultimi possono farlo adesso anche in forma anonima con una specifica app. È ormai un lungo periodo che noi ci occupiamo non soltanto a Terni ma nei vari territori di Umbria, in particolare a Terni, anche delle questioni legate, oltre che alla criminalità organizzata, anche al tema della sicurezza, che sappiamo bene essere a Terni una forte criticità. Abbiamo in quest'ultimo anno udito più volte il questore di Terni ma anche il questore di Perugia, abbiamo sottoposto soprattutto per la città di Terni, anche facendolo in sede lì in loco e ascoltando anche numerose associazioni del territorio, il problema del disagio giovanile, il problema delle tossicodipendenze, delle dipendenze, delle devianze in generale, e abbiamo dalla parte nostra anche i dati che purtroppo ritrovano nella città in questo momento
una grossa necessità di attenzione, ma soprattutto poi per prendere dei provvedimenti concreti e soprattutto perché si possa aprire una nuova pagina che vede anche i giovani protagonisti, diciamo, di uno sviluppo e di un futuro che sia diverso rispetto agli accadimenti anche degli ultimi anni. L'aula di Palazzo Cesaroni, con 11 voti favorevoli della maggioranza e 4 astensioni dei consiglieri della minoranza, ha approvato la mozione firmata dai consiglieri della Lega Manuela Puletti e Valerio Mancini, che impegna la giunta regionale a intervenire affinché la sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria venga riportata in Umbria. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni anche ad un'altra mozione firmata da Manuela Puletti con i colleghi di partito della Lega Marco Castellari e Daniele Carissimi, che impegna la Giunta a intervenire per il potenziamento della promozione per le culle della vita installate all'interno della rete ospedaliera regionale. I voti favorevoli in commissione sono stati 12, quelli di Lega, Fratelli d'Italia, Tesei per l'Umbria, Patto Civico, 4 i contrari, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Superbonus 110 e cessione dei crediti edilizi. L'aula di Palazzo Cesaroni ha rinviato in commissione l'atto presentato dalla consigliera Simona Meloni del Partito Democratico, che chiedeva alla Giunta di attivarsi presso il Governo e la Conferenza Stato-Regioni affinché si facciano ripartire al più presto le cessioni dei crediti maturati da privati, imprese e tecnici nel 2021, 22 e 23 tramite le partecipate statali quali Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, anche istituire un tavolo tecnico politico che veda la partecipazione di banche, assicurazioni, enti finanziari, quali intermediari finanziari e società pubbliche partecipate o controllate regionali, grandi aziende private presenti sul territorio per l'acquisto dei crediti relativamente non solo ai crediti pregressi già sui cassetti fiscali di privati, imprese e tecnici, ma anche ai crediti che verranno maturati per i cantieri in corso sino al loro completamento. Il rinvio in commissione è stato proposto dal consigliere della Lega Marco Castellari per arrivare, ha detto, a un documento unico condiviso da tutti e concordato con i soggetti interessati. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.